lo sviluppo delle imprese della green economy per uscire dalla crisi. Questo è l'argomento principale della terza edizione degli Stati Generali, in programma il 5 e 6 novembre a Ecomondo K Energy e Cooper Ambiente a Rimini Fiera. La due giorni sarà aperta in mattinata con l'intervento del ministro dell'Ambiente Galletti e seguiranno una serie di interventi da parte di rappresentanti di istituzioni e organizzazioni europee. In totale sono oltre 100 i relatori in programma. A spiegare i vantaggi di un'economia green, il presidente della Fondazione dello Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi. La green economy è un'occasione di nuovi investimenti, innovazione tecnologica, nuove possibilità di occupazione in una serie di attività che producono ricchezza reale, perché hanno la possibilità sia di rispondere alla richiesta di nuovo benessere, di nuova qualità della vita, sia un risparmio nel consumo delle risorse naturali e nella riduzione dei rischi e quindi anche dei costi ambientali. Il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni, sottolinea l'importanza della green economy come risposta alla crisi. Noi sappiamo che se c'è un settore che sta avendo delle tendenze di carattere positivo nell'insieme della condizione grave e negativa del ciclo economico, questo settore è proprio quello della green economy. E riteniamo quindi che occorrerebbe puntare maggiormente su questo settore di attività e cercare di definire programmi e orientamenti da parte dell'autorità governativa con maggiore determinazione e con maggiore volontà da questo punto di vista. Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati e commentati i risultati dell'indagine sugli orientamenti degli imprenditori della green economy. Al sondaggio, articolato in 56 temi relativi a 8 argomenti strategici, hanno risposto 437 imprenditori.